Amici e amiche Digisport, benvenuti alla 30ª e ultima giornata del campionato di promozione Girone B qui al nuovo San Francesco di Trotica. Sono pronte ad affrontarsi, a darsi battaglia il Trotica di mister Roberto Buratti e la Vigor Castelfidardo di mister Luca Manisera. Entrambe le squadre sono già sicure di un posto ai playoff, con rispettivamente il Trotica al quarto posto dietro all'Atletico Centobuchi, mentre la Vigor Castelfidardo al secondo posto dietro alla già campione Matelica. Le squadre si stanno scambiando il saluto agli ordini di questa partita. Dirige l'arbitro Crincioli Lorenzo della sezione di Ascoli Piceno, i suoi due assistenti entrambi dalla sezione di Macerata, il signor Bianchi e il signor Fuertes. Tutto pronto qui al San Francesco, con le teste matte che già fanno sentire il proprio calore per la squadra di casa all'ultima uscita casalinga. Le squadre si stanno salutando al centro del cerchio di centrocampo. Tutto pronto, si attende solo l'ok dell'arbitro Crincioli. Si parte, primo giro al pallone della Vigor Castelfidardo con il lancio lungo sull'lato mancino a cercare subito l'inserimento del numero 11 Storani, che entra in area. Attenzione al contatto, non c'è niente secondo l'arbitro, e poi fallo sul numero 8 del Trotica, Emiliozzi. Partita già subito accesa sulla destra per Altobello, che prende la linea di fondo, il cross sul secondo palo per il colpo di testa del numero 7 Piccini. Palla fuori, alta, sopra la traversa della porta difesa da Marani. Parte Vitolo, il cross al centro, la parata e poi sulla ribattuta il pallone lasciato lì, e Berrettoni come un falco, il capitano, porta in vantaggio il Trotica al 13° minuto del primo tempo, 1-0 per la squadra di casa. Va a esultare sotto lo spicchio occupato dalle teste matte il capitano, colui che è da una vita qui a Trotica, Berrettoni, il terzino destro che si avventa come un falco dopo la respinta corta del portiere Lombardi. Berrettoni, gran punizione di Pitolo, mette in difficoltà il numero 1 Lombardi. Alex Berrettoni porta in vantaggio la propria squadra, con Montserrat che sembra in vantaggio sul numero 9 Altobello. Montserrat e sbaglia il retropassaggio. Marani, senza troppi rischi, mette in fallo laterale. Qui ha rischiato Montserrat perché dietro di lui c'era Altobello, pronto come un falco ad approfittarne. Lancio sempre verso Gianlu Biscic, pallone lunghissimo, Gianlu Biscic in area, con sinistra, Roma! Gianlu Biscic! Mamma mia che gol! Sinistro, che mi vuole! Sul secondo palo, sotto l'incrocio dei pali! Che gol! Lo fa anche con la mano destra! Roma Gianlu Biscic! 2-0 per il Trotica al 20° minuto! 1-2 per la squadra di mister Buratti, e carica tantissimo le teste matte. 2-0 per il Trotica, una palla, ha bisogno di una palla Roma Gianlu Biscic. 2-0, che parte il traversone a cercare Gianlu Biscic, traversone col mancino, fuori misura per il 10, ma ottima ripartenza del Trotica. Bruciapaia col mancino tagliato in mezzo, Montserrat all'interno dell'area piccola con il destro ad allontanare. Il mancino di Mosca sulla barriera, colpito in pieno Montserrat. Eccoci tornati al nuovo stadio San Francesco di Trotica per la ripresa, i secondi 45 minuti tra il Trotica, quarto in classifica di mister Buratti, che ha concluso il primo tempo 2-0 in vantaggio di 2-0. Reti segnate dal numero 2 Berrettoni al 14° minuto e dal numero 10 Roman Gianlu Biscic al 20° minuto del primo tempo, sulla Vigor Castelfidardo che è apparsa abbastanza timida nel affrontare il Trotica in casa, ma sappiamo, essendo la seconda in classifica, che può completamente ribaltare il risultato. È ricominciata con il lancio da parte del numero 3 Ciccalè, che va via Gioielli, Gianlu Biscic dentro il pallone per Romagnoli, tutto solo davanti al portiere, Romagnoli con la punta,
la passa letteralmente a Lombardi, grandissima occasione per chiudere la partita. Parte Santoni, primo palo, palla che sfila attraverso tutta l'area di rigore, non è riuscito ad avere la deviazione vincente Rombini per Bitolo, che prova a far respirare i suoi senza fretta. Bitolo, tunnel su Terre e poi va a prendersi il fallo proprio dal 16. Grandissima partita di Mariano Bitolo e finisce qui con la vittoria della squadra di Mister Buratti, 2-0 per il Trodica sul Vigor Castelfidardo in questa ultima giornata del campionato di promozione Girone B. Trodica 2, Vigor Castelfidardo 0. Chiude nel migliore dei modi la squadra di Buratti con i marcatori, lo ricordiamo, al 14° del primo tempo il gol di Capitan Berrettoni con la maglia numero 2 e il raddoppio 5 minuti dopo, al 20° minuto, il gol del bomber Roman Czornopiszczuk, che è andato a, diciamo, a chiudere la partita già nel primo tempo. Vigor Castelfidardo che nel secondo tempo ci ha provato, ma senza impensierire più di tanto la porta difesa da Marani. Da segnalare solo un'occasione, un tiro in porta di Altobello, terminato alto sopra la traversa, all'altezza del dischetto del penalty, con il Trodica che va a prendersi l'abbraccio della propria tifoseria, delle teste matte che anche oggi numerosissime anche per l'ultima di campionato. E adesso entrambe le squadre andranno a disputare i playoff per salire di categoria. Chiude benissimo il Trodica, male ancora una volta la Vigor Castelfidardo in trasferta, solo 18 punti in 15 trasferte raccolti dalla squadra di Mister Manisera. E prima di chiudere ringraziamo la preziosa collaborazione tecnica di Fotosì, studio fotografico Isidori di Villa Potenza. Da Elia Bucosse è tutto per questa partita, un saluto e un nuovo appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Siamo qui con il mister Roberto Buratti, mister del Trodica, vincitore oggi nell'ultima partita del campionato Girone B di promozione, Trodica Vigor Castelfidardo 2-0. Mister, cosa ne pensa della prova dei suoi ragazzi oggi? No, faccio i complimenti ai ragazzi per la partita e per tutto l'anno. Sono stati, oggi è stato l'emblema delle ultime 15 partite, impegno totale, gioco di squadra, grande sofferenza e oggi anche i tratti di bel calcio secondo me. Abbiamo fatto una grossissima partita, abbiamo vinto 2-0, sarà il nostro avversario dei playoff e sapremo che sarà totalmente un'altra partita a casa loro e poi per importanza di partita. Però devo fare solo i complimenti e grassa soddisfazione per l'obiettivo raggiunto, soprattutto la dedico ai tifosi perché dal primo giorno all'ultimo, quando i momenti erano bui, sono stati vicino alla squadra, avendo un tifo, noi abbiamo un tifo di altre categorie e anche oggi abbiamo dimostrato grossa soddisfazione. Certo, le teste matte non mancano mai quando gioca il Trodica, partita archiviata nei primi 20 minuti con un 1-2 che ha ammazzato la Vigor Castelfidardo con il gol di Berrettoni e soprattutto di Czornopiszczuk che ha fatto un grandissimo gol. Come lo commenta, mister? Sì, lui questi colpi ce l'ha, spesso mi fa arrabbiare perché magari non va quello che deve fare, ma oggi sicuramente ha dimostrato che è un attaccante di categoria, un attaccante che quando serve fa gol. Speriamo che si ricordi a fare gol anche spareggi, c'ho molta fiducia, diciamo. Molto bene, grazie mister e in bocca al lupo per i playoff. Grazie a voi, ci vediamo fra due sabati o non so se verrete ai playoff oppure no. Sì, grazie. Verremo e l'aspetteremo. A voi. Siamo qui con mister Luca Manisera del Castelfidardo dopo la sconfitta della sua squadra in trasferta in casa del Trodica. Mister, come giudica la prova dei suoi ragazzi? Direi che non sono contento perché avevamo preparata per approcciarla in maniera diversa, perché noi tenevamo tantissimo a arrivare secondi, io ci tenevo in modo particolare perché era un miglioramento rispetto a quello che avevamo fatto nelle altre stagioni, ma non ci siamo riusciti, merito ovviamente anche del Trodica che ha avuto un ritmo molto molto alto da subito, però noi sicuramente potevamo fare meglio, potevamo sicuramente gestire molto meglio la palla, potevamo essere quelli che solitamente siamo in queste partite. Di positivo c'è semplicemente il fatto che non è cambiato moltissimo, nel senso che ritroveremo il Trodica in casa,
però ripeto, non sono contento perché questa squadra può fare tanto di più, deve crescere dal punto di vista della personalità. È vero che siamo giovani, ma questo non significa non prendersi responsabilità durante la partita, soprattutto perché noi siamo questi, se cambiamo atteggiamento diventa difficile. Cosa cambierà dall'ultima partita di campionato giocata oggi alla partita che vi attende ai playoff sempre contro un avversario ostico con il Trodica? Quali sono le differenze che vede per la prossima partita? Ma rispetto a questo ovviamente sarà un altro tipo di partita, e lo spero onestamente, anche perché mi auguro insomma di essere in parte quello che siamo stati nel secondo tempo, dove comunque abbiamo provato lo stesso a palleggiare, a giocare, abbiamo cambiato qualcosa. È ovvio che si gioca una partita di playoff contro una squadra forte che era nata anche per vincere il campionato, quindi stiamo parlando comunque di squadre forti. Fondamentalmente credo che sarà una partita estremamente equilibrata, dove l'episodio probabilmente deciderà. Il fatto di avere il vantaggio, di poterla portare su 120 minuti col pareggio, io lo vedo un vantaggio relativo, perché comunque quando una squadra è formata da giocatori come, tra l'altro con le assenze ancora di Moriconi, di Titone, è una squadra forte, una squadra convinta, una squadra che ha personalità, e quindi noi dobbiamo essere completamente diversi da quello che siamo stati oggi. Grazie mille mister delle parole, e in bocca al lupo per i playoff. Grazie a voi, grazie. Buona giornata.